Buonasera, bentornati a Punto e a Capo. Tra poco lo vedrete anche alle nostre spalle, è un vero e proprio caos quello all'interno del Partito Democratico. Oggi la segreteria nazionale non ha fatto in tempo Epifani ad indicare le proprie regole, che sono di fatto il congresso che si terrà il 24 di novembre, che verrà anticipato dai singoli congressi locali e regionali, la separazione tra la figura del leader del partito da una parte e del candidato premier, ma soprattutto l'elezione del segretario da parte di dei soli tesserati. Ebbene, sono bastate queste quattro indicazioni per mandare in subbuglio il PD, in particolare una corrente, quella dei renziani, che non ci sta da una parte, ma soprattutto non ci sta a questa limitazione. Vorrebbero che l'elezione del segretario avvenisse da una platea più ampia e quindi non soltanto dai militanti e dai delegati. Intanto oggi si è votato finalmente, dopo un'altra nottata in bianco, il decreto del fare, che ora passa all'analisi del Senato. Tra poco con il nostro Alessio Fiorito vi andiamo a raccontare, seppur in modo molto sintetico, quali sono i principali provvedimenti che sono stati introdotti, ciao Alessio, con il Buonasera, decreto Marco. Del fare. E poi ancora, dopo il no arrivato qualche giorno fa dalla Consulta, il governo Letta ci riprova. Non è che ci riprova perché era stato il governo Monti ad introdurre il provvedimento per l'abolizione delle province, Letta ci ritenta in qualche modo con un disegno di legge che di fatto andrà a svuotare il ruolo delle province, per poi andare anche ad eliminare proprio la parola province dal testo della Costituzione. Ma anche intorno alla modifica, soprattutto al disegno di legge costituzionale, sta nascendo un vero e proprio 48. È stato sottoscritto un appello perché la Costituzione è sotto attacco, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell'articolo 138. Ne parleremo con un importante costituzionalista che è Stefano Ceccanti, ma che è anche uno degli esperti, uno dei 41 esperti che sono stati nominati proprio per lavorare alle modifiche della Costituzione. Apriamo una brevissima parentesi, brevissima che poi non è così breve perché il nostro sondaggio è importante, per quanto riguarda invece la proposta, l'emendamento che è stato presentato dal PDL per quanto riguarda la legge di modifica al finanziamento ai partiti. Beh, in buona sostanza l'intenzione è quello di depenalizzare il reato di finanziamento illecito ai partiti, quindi non più il carcere ma soltanto una pena pecuniaria. Apriti cielo, l'Associazione Nazionale Magistrati ha detto sarebbe un duro colpo, e se così fosse stato 20 anni fa non ci sarebbe mai stata Mani Pulite. Voi così siete favorevoli o contrari a questa richiesta del PDL? 0734-277-531 favorevoli, due finale, dillo con Frillo, totalmente gratuito, uno squillo, la linea cade, il voto è valido. Andiamo a vedere l'apertura dei telegiornali nazionali questa sera, iniziamo come sempre dal TG3, vai! Epifani e la direzione del PD, congresso a novembre ed elezione del leader aperta solo agli iscritti. Letta: ci vuole un segretario che si occupi solo del partito. I renziani e i giovani turchi contro la proposta. L'elezione del segretario deve essere aperta a tutti. Rinviato a mercoledì il voto sulle regole. Passa alla Camera il decreto del fare, ma continua l'ostruzionismo dei deputati 5 Stelle. Molte leggi rischiano di slittare dopo l'estate. Al Consiglio dei Ministri giro di vite su fumo e scuola e nuove regole per la strada, via il provvedimento che svuota di poteri le province. Arrestato il macchinista del treno deragliato su Facebook, si vantava di superare i limiti di velocità, ancora incertezza su una possibile vittima italiana. Il Papa a Rio incontra alcuni ragazzi detenuti, giovani e anziani insieme per il futuro, e stasera la Via Cruci sulla spiaggia di Copacabana. Qualche giorno fa a Palermo Rosa viene uccisa dal suo ex marito davanti al figlio di soli 2 anni. Ora il bimbo rischia di essere tolto ai nonni. Al TG3 il dolore della famiglia. Fermi un attimo perché abbiamo una breaking news, caro Alessio, che succede? Sì Marco, perché per quanto riguarda il treno deragliato l'altra sera in Spagna, la vittima italiana è stata identificata come Dario Lombardo, 25 anni, studente di Forza d'Agro nel Messinese. L'italiano è morto nel deragliamento del treno Alvia a Santiago di Compostela in Spagna. Lo ha confermato la Farnesina, sottolineando che prima sono stati informati anche i familiari. Ai, purtroppo allora era vera quella che sembrava in un primo momento, poi smentita dall'ambasciata italiana. Ricordiamo la peccetta qua sopra, 02 58 219 583. Ebbene, sono 10 anni che dico questo numero, questa sera mi sono incartato, straordinario. Abbiamo già una telefonata, abbia pazienza un secondo, Maurizio, perché voglio vedere studio aperto, andiamo a vedere come apre.
Buonasera, fra poco Studio Aperto parleremo dell'addio commosso al sindaco di Cardano al Campo, Laura Prati, uccisa, lo ricorderete, da un vigile che aveva licenziato perché coinvolto in una truffa. Nostra mamma ci ha insegnato a non mollare mai, hanno detto i figli. Tantissimi concittadini, ma anche i sindaci di gran parte d'Italia che sono venuti a dirle addio. E poi parleremo anche della strage sul treno spagnolo, a bordo del quale c'era anche un ragazzo italiano, è un 25enne siciliano, era a bordo del convoglio, i familiari nel suo piccolo paese alle porte di Messina sperano che sia ferito e che non abbia ancora chiamato casa. E poi parleremo del weekend più caldo dell'anno, che è quello che sta cominciando proprio in queste ore, che porterà con sé anche il primo vero grande esodo verso le vacanze estive, che comunque, lo vedremo, sono cambiate per gli italiani. Seguiremo anche in diretta la situazione del traffico attraverso i monitor. E poi parleremo della crociata del governo contro il fumo, perché il Consiglio... Ovviamente Studio Aperto è andato in onda molto tempo fa, almeno rispetto alle notizie che vi abbiamo dato. Altra break in Ale, riforme sì, in aula. Sì, perché per quanto riguarda il DDL riforme, c'è la break in reca scritto che si andrà in aula per il 1° agosto e si voterà invece a partire dal 6 settembre. Perfetto, quindi anche un po' di agenda diamo ai nostri telespettatori. Esatto. Prima di andare dal nostro amico in collegamento telefonico, arrivano già i nostri messaggi dei telespettatori, qualcuno già sul sondaggio di questa sera, ma continuate a televotare. Sì, perché questo telespettatore ironizza già sulla depenalizzazione, dice: vorrei dire mille parolacce, buone vacanze a lei Marco e a tutto lo staff. Andiamo avanti, noi abbiamo il sole, sfruttiamo altro che centrali, sai quanti posti di lavoro? Questo messaggio certo. Probabilmente sulle energie rinnovabili. Leggimi Marco, tanti saluti per le vostre vacanze, ci mancate già, ma pensiamo ai tanti che non ci andranno e a chi non troverà più il lavoro al suo ritorno. Andiamo con l'ultimo, siamo terrorizzati dall'annunciata modifica della Costituzione, non ancora chiaro cosa si vuole modificare. Dobbiamo ancora digerire la modifica del titolo quinto del 2001 che ha portato più tasse a livello locale e disuguaglianza da regione a regione. Allora lo dico a vantaggio dei nostri amici in regia che saluteremo poi uno per uno alla fine della puntata e cominciamo a chiamare per favore Ceccanti. Abbiamo in linea Alberto, forse? Maurizio, perfetto, da Modena. Ok, buonasera Maurizio. Buonasera. Dica. Niente, intanto la vedo volentieri a Remo perché il suo collega si farà. Comunque meglio lei. Ma no, ma non dica così. Questa è una cosa. Ma noi ci vogliamo cosa, bene. Ma comunque li voglio usare bene. I 30 secondi li voglio usare bene. L'altra sera c'era Giovanardi. Sì. E Giovanardi ha detto una cosa chiara. Ha detto che è inutile fare i decreti, appunto, del fare, se prima non si mette in grado l'industria di produrre in competitività. Sì. Per produrre in competitività bisogna che ci abbia delle energie a costo favorevole. Sì. Allora, se in Italia la paghiamo 58, in Germania la pagano 32, la Francia la paga 34 e ce la vende a noi e noi teniamo ferme le nostre turbo gas perché ci conviene importare la corrente fatta col nucleare che noi non vogliamo in Italia, però ce l'abbiamo sui confini, sì. La importiamo a prezzi concorrenziali, però l'utente alla fine la paga quello che la paga 58, mentre per esempio in Sardegna che è produrrebbe più energia di quella che consuma, al nostro 58 ci aggiungono un altro 30. Io sono non sono di Modena, io sono modenese della Bassa e ci tengo a dirlo perché voglio differenziarmi da Modena, perché a Modena ci abitano due persone, due signore, che una va bene, niente, non importa. Ma infatti fine... Maurizio, non ci racconti tutte le vostre beghe familiari, parentele. No, le beghe familiari, le beghe ministeriali, so. E di presidenza. Comunque Maurizio, comunque io voglio dirle questo, sino che provano a fare il decreto del fumo per dire che, perché adesso vogliono fare il decreto del fumo, fanno il decreto del fare per non fare niente o per rimandare, fanno che non decidono l'IMU e la cosa, fanno che non vogliono aumentare un punto di IVA, loro dovrebbero dire, va bene, l'IVA oggi è al 21, dal 1° di settembre l'IVA è al 19,
perché la comunità europea dice che l'IVA può andare dal 15 al 27. Ho capito, lei dice proviamo un intervento shock, per esempio, proviamo a far scendere l'IVA al 19, chissà mai che ripartono i consumi. Maurizio, esatto, io la interrompo soltanto, Maurizio, la prego. Quando l'hanno aumentata di un punto, sono calati 850 milioni. Maurizio, grazie mille, io la devo interrompere, basta. non perché non apprezzi il suo intervento. I 30 secondi li ho superati. Ma mi ha fatto piacere sentirla, le auguro buone vacanze. Grazie Maurizio. Andiamo a collegarci con Stefano Ceccanti. Buonasera Ceccanti. Buonasera, grazie. Buonasera. Allora, noi l'abbiamo chiamata in quasi triplice veste. Iniziamo con le prime due. La prima da costituzionalista autorevole, la seconda da esperto. Lei è stato indicato nel numero dei 41, se non sbaglio, 41-42. 42, 35 più 7, 42. Esatto. Che cosa succede in queste ore? Succede, e leggevo poco fa sul fattoquotidiano.it, che sono già state raccolte 10.000 firme. Allora, Lucarelli, Salvi, Ingroia, Lavalle, Giulietti ed altri chiedono una firma per fermare la procedura di modifica della carta costituzionale messa in opera dalla maggioranza. Sintetizzando al massimo, c'è l'intenzione da parte, poi mi corregga, da parte vostra, da parte del governo, di andare a modificare soprattutto, tra le altre, l'articolo 138 della Costituzione, che è fondamentale perché introduce una serie di procedure che devono essere rispettate per andare a modificare la carta costituzionale. Voi sareste accusati di voler, come dire, rendere più facili, più larghe le maglie e quindi rendere la nostra Costituzione aggredibile in modo più semplice da chi che sia. È così? No. Andiamo per ordine. Allora, anzitutto, il Parlamento nelle prime settimane di lavoro ha approvato a larghissima maggioranza delle mozioni parlamentari chiedendo al Governo di fare un disegno di legge per rendere credibile la riforma della Costituzione in tempi ragionevoli, in 18 mesi, in modo tale che quando si tornerà a votare nella prossima legislatura sia chiaro chi vince le elezioni e chi ha la responsabilità del Governo, sia chiaro che c'è una seconda Camera che rappresenta le regioni, anche superando l'attuale confusione di poteri tra lo Stato centrale e le regioni. Quindi il Parlamento ha anzitutto approvato, il Parlamento che è rappresentativo del Paese ha votato queste mozioni. In seguito a questo voto il Governo ha trasformato le cose che gli aveva detto il Parlamento in un disegno di legge, che è una legge di procedura che deve essere approvata con tutte le regole essa del 138. In sostanza, che cosa dice questa legge? Per un verso rende ancora più rigida e garantista la procedura del 138, perché dice che alla fine delle riforme costituzionali, mentre col 138 attuale, se non fosse modificato, se ci fosse una maggioranza superiore a 2/3, non si potrebbe proporre un referendum contro, invece la legge dice che qualsiasi sia il numero di voti in Parlamento, anche superiore a 2/3, si potrà chiedere un referendum contro e verificare se i cittadini sono favorevoli o contrari alla riforma. Poi ci sono su alcuni aspetti di tempi invece, rende più flessibile rispetto al 138 perché garantisce tempi brevi. E quindi diciamo, il Parlamento sta votando questa riforma con le regole del 138 e questa riforma a questa legge di procedura ha delle caratteristiche di rigidità molto simili a quelle del 138, in qualche caso addirittura superiori come questa del referendum. In realtà coloro che hanno promosso questo appello sono contrari alle riforme. Non sono tanto contrario alle procedure, ma questo dibattito lo faremo quando il Parlamento avrà approvato le riforme e ci farà poi il referendum popolare, chi non è d'accordo si schiererà contro. Ecco, ma Ceccanti, quindi lei con questa sua ricostruzione mi sembra di poter dire che rigetta totalmente questa sottoscrizione di firme perché è sbagliata in nuce, cioè proprio sbagliata nella sua essenza possibile. Loro sono contrari a fare le riforme su questo punto e sapendo le procedure e sapendo che le cose che dicono in larga parte sono totalmente infondate. Ecco, perché il loro appello si conclude con un virgolettato, è in gioco il futuro della nostra democrazia. Quindi è chiaro che noi dobbiamo sentire sia la voce degli accusanti, ma anche dalla voce dei difensori, in questo caso, della procedura. Ceccanti, noi vogliamo capire, la democrazia è a rischio? Guardi, la democrazia è a rischio se non si fanno le riforme. Questo è il problema fondamentale, perché oggi gli investitori esteri non sanno in molti casi se investire o no in Italia, perché non si capisce su alcune materie, decide lo Stato o le regioni.
Per questo motivo noi dobbiamo avere dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali nella seconda Camera, per evitare che il conflitto che oggi c'è su quasi ogni legge, la Corte Costituzionale, che decide caso per caso e che non crea una certezza complessiva, si sposti invece e sia gestita in una seconda Camera. E poi abbiamo bisogno che chi vince le elezioni possa governare, evitando di fare grandi coalizioni a oltranza, come accadrebbe se si modificasse solo la legge elettorale. Questo è il punto fondamentale da chiarire. Quindi noi corriamo dei rischi se non si cambiano le regole. Questi sono i veri rischi. Ho capito. Ceccanti, la coinvolgo, poi la lascio veramente ai suoi impegni. Sul sondaggio di questa sera, se ne è parlato parecchio oggi, questo emendamento del PDL per depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti. Poi lo spiegherò meglio ai nostri telespettatori. Io ho detto favorevoli o contrari. È inutile che ricordi le parole del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che di fatto trasecola e dice: ma sarebbe una follia. Pensiamo, se così fosse stato 20 anni fa, non ci sarebbe stata Mani Pulite, e anche tanti procedimenti in questo momento potrebbero saltare per aria. Ceccanti, cosa mi dice da costituzionalista? Io dico due cose. Primo, io sono per mantenere il reato penale di illecito finanziamento di partiti. Secondo, però, io invito tutti a ragionare su prevenire il finanziamento illecito. Si previene il finanziamento illecito quando soprattutto i singoli candidati competono in piccoli collegi, perché se noi facciamo dei sistemi elettorali che riproducono una battaglia per le preferenze in grandissimi collegi come un'intera regione e cose del genere, noi creiamo le precondizioni perché i candidati poi in una competizione sleale violino le regole e poi finiscono fatalmente in galera. Cioè, in Italia il illecito finanziamento è nato soprattutto intorno ai singoli candidati e al voto per la preferenza per le Camere dei Deputati. In questi ultimi anni c'è stata una linea revisionista sulle preferenze che ha rinobilitato le preferenze, che è radicalmente sbagliata. Quindi io dico manteniamo il reato penale, ma preveniamo. Le competizioni per i candidati si devono svolgere in collegi piccoli, possibilmente uninominali, ma anche se non sono uninominali l'importante è che sia su piccola scala, perché altrimenti se devi raggiungere 8-9 milioni di elettori finisce che sei spinto a forzare le regole. Ho capito. Ceccanti, grazie mille. Se non ci sentiamo ancora, buone vacanze, ovviamente. Ci risentiremo a settembre. Buon lavoro. Allora, intanto chiedo ad Alessio se abbiamo qualche aggiornamento dalle agenzie e dai messaggi. Semplicemente, per quanto riguarda il DDL riforme, c'è stato il sì da parte di SEL e Movimento 5 Stelle, quindi a rimandare la votazione del DDL proprio a settembre. Quindi, insomma, sembra essere stata raggiunta un'intesa tra l'opposizione e la maggioranza. Ok, allora, prima di andare con la telefonata da casa, tra le varie foto del giorno noi abbiamo scattato questo articolo 10 bis, così vi forniamo le informazioni fino in fondo. All'articolo 7 della legge del 1974 si legge, eccolo qua, sostituire le parole da reclusione a triplo sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo. E questo è stato il casus belli. Nonostante tutto interviene poi anche la Gelmini, che con ferma la propria posizione. Siamo per il massimo della trasparenza, se l'emendamento non fosse chiaro siamo disposti a modificarlo, ma di fatto aggiunge: nell'ambito dei privati che finanziano i partiti non dobbiamo sanzionare o colpevolizzare chi in buona fede sbaglia o magari dimentica un foglio. Siamo pronti a riformulare l'emendamento, ma non facciamo un passo indietro. Questo ovviamente in riferimento al fatto che la legge che vi ho citato del 75 dice che chiunque corrisponde o riceve contributi senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento sia stato regolarmente iscritto nel bilancio della società è punito con la reclusione, eccetera eccetera. Quindi lì è capire se non c'è questa delibera, è una dimenticanza, manca un foglio, è una cosa molto grave che deve essere sanzionata con la reclusione. Questo è un bel temone, sicuramente ne leggeremo domani. Abbiamo Laura da Roma in collegamento, vero Laura? Sì, sono io. Buonasera. Nonna Laura. Eccoci qua, dica tutto. Posso parlare? Deve. Ah, bene. Buonasera Marco, bentornato prima di tutto. Grazie a voi. Dunque, io parlo a proposito dell'IMU. Ogni volta che si parla dell'IMU e che ci sono i politici dicono che all'estero la pagano tutti. È vero, però non dimenticano di dire che all'estero le tasse non sono alte come in Italia. Primo. Secondo, l'IMU la paghiamo già con la tassa sulla casa, la paghiamo già quando si paga la spazzatura, perché io vorrei chiedere chi è che produce la spazzatura, le mura domestiche o le persone che la abitano?
una persona che abita una casa di, anche di 300 metri produce più spazzatura di 4-5 persone che abitano una casa di 70-80 metri? No, no, certo, ho capito cosa, ecco, vuol dire. Questa è una domanda che mi pongo continuamente. Io non le do una risposta puntuale, le posso dire solo che in questo momento, lo abbiamo ricordato anche ieri sera, c'è da parte del Popolo della Libertà l'intenzione, da parte di Brunetta, di rivedere complessivamente la tassazione sulla casa, perché in modo indiretto, diretto, come lei giustamente ricordava, non c'è soltanto l'IMU che grava sull'abitazione, ma c'è anche la tassa sulla spazzatura per la metratura quadrata, eccetera, eccetera. Siccome è una partita da 40 miliardi di euro e non da 20 come l'IMU sulla prima casa, 24, potrebbe essere ragionevole riunire tutto, anche solo per una questione di semplificazione fiscale, in un'unica tassa, quella che è stata chiamata, come l'abbiamo chiamata? Service tax, dico esatto, bene. Esatto, service tax, che riuniva appunto IMU e TARES. IMU e TARES. Laura, vuole aggiungere qualcosa? No, dicevo ai politici che la smettano di paragonare con l'estero, quando gli pare fanno i paragoni, perché all'estero le tasse sono molto più basse che in Italia. Anche questo, si possono permettere di pagare la tassa sulla prima casa. Ha ragione, non è verissimo per quanto riguarda la tassazione sulla casa, ci sono esempi diversi, nella maggior parte dei paesi europei la tassazione tipo l'IMU esiste, in Gran Bretagna, in Inghilterra, in Francia, in alcuni casi addirittura la tassa sulla casa è superiore in termini assoluti rispetto all'IMU, ma non pagano altre tasse che invece a noi si vanno ad aggiungere. Quindi è difficile, Laura, fare anche un ragionamento a perimetro costante. L'unica cosa che possiamo dirci è che le tasse si devono abbassare, ad iniziare da quelle sul reddito, ad arrivare a quelle sull'abitazione, perché siamo ad un livello insostenibile ormai e insopportabile. Laura, grazie per essere stata... Ho sentito una legge, non so se è vero o no, che vogliono adoperare i soldi presi con chi non paga le tasse, sì, per abbassare le tasse. È vero, c'è un fondo, magari, esatto. Anche questo problema io l'ho tirato fuori un'altra volta che lei mi ha chiamato. Sì, mi ricordo, allora, Laura. Meno male che finalmente... È così, il fondo doveva partire nel 2014, è stato anticipato al 2013, noi adesso notizie fresche su questo non lo abbiamo, ci auguriamo che la lotta all'evasione diventi immediatamente un gruzzolo da mettere all'abbassamento delle tasse. Grazie Laura per essere stato con noi. Marco, buone vacanze. Buone vacanze anche a voi. Grazie, ci fermiamo? No, grazie a voi. Ci fermiamo. Solo voglio darvi una... Siccome prima il telespettatore è da prima... Ah, abbiamo Malan. Malan, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, grazie mille Malan. Abbiamo coinvolta Volante questa sera perché stiamo chiedendo ai nostri telespettatori, lei conosce il mio stile, ma cosa vi è saltato in mente di proporre la depenalizzazione del finanziamento illecito ai partiti? Si è scatenata una bagarre, un'altra legge ad personas, perché riguarderebbe più procedimenti, non solo che riguardano per esempio il PDL, ma anche Penati, oggi si faceva riferimento a questo, ma chi se ne frega delle persone? Ma vi sembra il momento di chiedere una depenalizzazione di un reato così grave in un momento in cui si sta cambiando il modo di finanziare i partiti, Malan? Guardi, io non ho seguito la cosa perché è un'iniziativa di alcuni deputati di un certo peso, tra l'altro. Sì. Io sono al Senato, però intanto si parla di togliere ogni punizione, ci sono dei magistrati che dicono che non avrebbero più potuto fare le indagini, qui non è che si rende lecito il finanziamento illecito, semplicemente anziché punirlo anche con la reclusione, la proposta di questo emendamento è che si punisca solo con una multa pesante, e per cui non è vero, non capisco, sono un po' inquietato da questi magistrati che dicono che non avrebbero loro fatto una tale indagine, non avrebbero fatto l'altra indagine, vuol dire che fanno le indagini solo se possono fare il botto di portare il politico in galera, invece se si tratta solo di punirli in altri modi non lo fanno. Mi sembra un po' bizzarro come ragionamento. Detto questo, io non conosco i dettagli di questa proposta. No, questo d'accordo, io capisco il suo ragionamento, però evidentemente anche come strumento di disincentivo a un tentativo illecito di finanziamento al partito, il fatto che ci sia una sanzione che si traduce poi in una reclusione piuttosto che una semplice pena pecuniaria, beh, un po' la differenza la fa. Questo concorderà con me almeno. No, certo. Certo, la cosa non è priva di differenze, ma devo dire che sono anni però che non mi pare che il problema sia di finanziamento illecito ai partiti. Si dice che un tempo
ci fossero dei politici che prendevano le tangenti per darle al partito per finanziarlo. Oggi se c'è un problema che non hanno i partiti e che nessuno gli dà dei soldi, né legalmente né illegalmente, e se qualcuno prende tangenti se le prende per tenersele. Altro caso sono casi come successi recentemente, che un politico, Raffaele Fitto, per fare il nome, per aver facilitato una donazione al partito non illecita, con tutti gli adempimenti che sono complicati, bisogna naturalmente fare la ricevuta, bisogna metterlo nel rendiconto, ci vuole la firma congiunta da depositare al Presidente della Camera e così via. Lui ha fatto tutte queste cose che la legge prevede, non c'è stato nessun appalto irregolare dato a suo tempo all'azienda che ha dato questi soldi, e Fitto è stato condannato a 4 anni di carcere. Allora, queste sono francamente cose incredibili, e allora diceva bene, dobbiamo rivedere le pene, dobbiamo anche rivedere il modo di fare le sentenze, perché altrimenti se è vietato, se non si vuol pidare denaro pubblico, ma è vietato anche di fatto darlo privatamente, allora andiamo male. Chiarissimo. L'ultima domanda la voglio mettere in battuta. Adesso il decreto del fare arriva al Senato. Siete pronti coi cuscini per fare le nottate per la votazione? Ma guardi, il Senato ha un regolamento un tantino più intelligente di quello della Camera. Sì. E la Camera c'è questa cosa totalmente assurda, che se se il governo mette la fiducia, toglie gli emendamenti che sono delle proposte di modifica della legge, ma non toglie gli ordini del giorno che sono, come dire, per ben che vada, delle buone intenzioni, delle richieste al governo che di solito le accetta quando le accetta come suggerimento, ma non come una cosa che lo obbliga a fare certe cose, perché è veramente assurdo il regolamento della Camera che consente di presentare un emendamento per ogni deputato quando c'è stata posta la fiducia. Al Senato, quando si pone la fiducia, c'è un voto e finisce così, anche perché alla Camera poi alla fine il risultato è quello, perché tutti questi ordini del giorno, se anche passassero tutti, la legge non cambia di una virgola, per cui sarebbe cambiato il regolamento della Camera. Ho capito, va bene Malan, grazie mille per essere stato a Punto e Capo, buona estate, alla prossima. Grazie anche a voi. Grazie, ci rivedremo a settembre. Ora sì, ci fermiamo dopo aver sforato di quasi 4 minuti, state con noi. Bentornati a Punto e a Capo. Allora, intanto vi ricordo che potete continuare a televotare al nostro sondaggio favorevoli o contrari alla depenalizzazione del finanziamento illecito ai partiti. Vi abbiamo fatto sentire sia la voce di Stefano Ceccanti, costituzionalista, ma anche del senatore Malan del Popolo della Libertà. Avete tutti gli strumenti in mano per continuare a televotare, è gratuito, quindi non costa niente. Caro Alessio, prima di altri interventi, tra poco ci collegheremo anche con Sandro Gozzi per parlare di questo caos del Partito Democratico, come si è concluso questa nottata alla Camera per il decreto del fare? Sì, Marco, perché ti ricordi, infatti ieri parlavamo del decreto del fare notte, sì. questa nottata, questa maratona da parte del Movimento 5 Stelle si è protratta addirittura fino alle 10 del mattino di questa mattina. Il Movimento 5 Stelle aveva messo in campo un ostruzionismo selvaggio, cercando di discutere tutti i 215 ordini del giorno. Oggi si è arrivato al voto con 344 voti favorevoli e 136 contrari. Questo decreto fare quindi vede la luce del sole, ma andiamo a vedere innanzitutto che cosa prevede questo decreto del fare. Allora andiamo a vedere alcuni punti. Appalti alle pubbliche amministrazioni, le imprese che avranno appalti appunto dalla pubblica amministrazione potranno avere un 10% di somma dovuta in anticipo. E poi ancora, anticipazioni di liquidità per quanto riguarda la Croce Rossa Italiana, debiti delle PA, ci saranno 280 milioni per saldare i debiti sanitari di regioni come Puglia, Piemonte, Emilia e Lazio, ma andiamo ancora avanti. Procedura semplificata e quindi norme semplificate per quanto riguarda l'edilizia. Fisco, Equitalia non potrà sequestrare macchinari o beni mobili se l'azienda o il professionista dimostra che questi sono strumentali all'attività. E poi ancora. Ecco, no, io qua ti interrompo un attimo, sì, sul fisco, perché non soltanto c'è da aggiungere, questo è importante per i nostri amici a casa, quindi stop al fermo amministrativo dei beni. Passano da 72 a 100
120 le rate per poter saldare i debiti con l'Agenzia delle Entrate, esatto. Dico bene, e poi stop al pignoramento dei beni immobili se si ha un debito inferiore ai 120.000 euro e stop anche al pignoramento della prima casa. Questo è importante. Vai, esatto. Ale, scusami se Per concludere, diciamo molto velocemente, abbiamo misure per smaltire l'arretrato civile per quanto riguarda la giustizia, misure per le infrastrutture, sconti del 30% se le multe vengono pagate entro 5 giorni, per quanto riguarda invece la piccola e media impresa, finanziamento di 2,5 miliardi a favore di micro, piccole e medie imprese, fondi per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda la scuola con borse di studio in arrivo per circa 150 milioni entro, cioè fino al, diciamo, al 2014, e poi ancora semplificazioni per quanto riguarda la burocrazia, università e wifi. Ecco. Perfetto, il wifi sembra che ce l'abbiamo fatta, perché sono state stralciate quelle norme che invece di liberalizzare il wifi stavano per complicarlo ulteriormente. Allora, Omero da Roma, buonasera Omero. Omero? Omero, pronto? Mi senti? Pronto? Pronto? Sì, la sento, Omero. Omero? Sì, la sento. Mi senti? Forte e chiaro. Mi senti, pronto? Sento forte e chiaro. Parlare? Sì, può parlare. Ci siamo. Io posso parlare con il presidente napoletano, visto che io non sento lei. Io non capisco perché lei non mi sente, la linea è molto distrutta. Il Presidente della Repubblica? Sì, basta che... Ho visto che al Senato era stato messo in crisi, quasi vietato di parlare del Presidente della Repubblica. Sì, vabbè, in aula, però se vogliamo parlare del Presidente della Repubblica, purché non lo si offenda, lo si può fare. Alt, fermi tutti, non si sente niente. Riproviamo a chiamare Omero perché no, è impossibile gestire. Fatto, mi abbassate l'audio, per favore, regia. È impossibile, non è tecnicamente fattibile, non si sente quello che sta dicendo e lui non sente me. Allora, intanto abbiamo Gozzi. Oh, buonasera Gozzi. Buonasera a voi. Gozzi, mi sente? Sì, sì, buonasera. Gozzi? Pronto? Sandro Gozzi del Partito Democratico? Sì, 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 io mi sento. Sentiamo lontanissimo l'audio, aspetti Gozzi, vediamo se riusciamo, provi a parlare. Eccomi, mi sentite? Sì, 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 la sento. Perfetto, nella migliore delle tradizioni, dove si trova in questo momento, perché è stata una giornata campale per voi? Sono appena arrivato a Verona da Roma, dove presento il mio libro Playlist Italia alla festa del PD di Verona, Quinzano. Ah, Quinzano? Ma dai! Sì. Sai, sì, che questo nome mi lega perché è esattamente il nome del mio paese, solo che ha 400 chilometri di distanza da un'altra parte d'Italia, ci sono due Quinzano. Senta Gozzi, allora, un PD spaccato dopo le parole di Epifani, cioè le regole non sono piaciute soprattutto ai renziani, tanto che il voto slitta, se non ho capito male, a mercoledì prossimo. Che sta succedendo, Gozzi? Allora, innanzitutto una bella notizia, la data del congresso è stata fissata e sappiamo che il congresso nazionale si terrà alla fine di novembre e questo credo che sia un bel passo avanti. Poi ci sono altre regole che hanno fatto discutere, ma mi sembra non solo i renziani, ma in realtà tutti i candidati, quindi su questo credo che il segretario dovrà tenerne conto, perché i renziani hanno criticato il fatto che il segretario debba essere eletto solo dagli iscritti, però mi sembra che la stessa cosa sia stata fatta anche da Pittella, che è un altro candidato, mi sembra che Gianni Cuperlo certo. Che viene appunto dalla tradizione, diciamo, vicina ad Alema, Bersani, anche lui non sia stato convinto pienamente di altri aspetti delle regole. In realtà la cosa che piace a molti, direi a tutti, il fatto che ci sia una data certa per il congresso e che così non finisca il tormentone, fissiamo la data. Mi sembra però che varie anime del partito spingano per un congresso aperto anche per il segretario e io credo che abbiano ragione, perché il segretario del
di un partito grande come vuole essere il nostro deve occuparsi del paese, non solo del partito, e quindi mi sembra normale che non sia riservato unicamente agli iscritti, ma che sia, come abbiamo fatto sin dall'inizio, sin dal 2007, la fase finale dell'elezione del segretario aperta a tutti gli elettori del centro-sinistra, proprio perché abbiamo quella vocazione a rappresentare l'intero centro-sinistra, e quindi secondo me nella concezione di partito che avevamo promesso agli italiani nel 2007, che è un partito, un grande partito di centro-sinistra, quell'apertura nella scelta del segretario nazionale agli iscritti deve rimanere, mentre invece credo che sia una bella idea di Epifani, che sosterrò, partire dai congressi di federazione dei territori e sganciare il dibattito dei congressi sui territori dal dibattito sul segretario nazionale. Credo che sia una bella cosa, perché bisogna ripartire dalla base e bisogna ripartire anche da dei dibattiti legati alle questioni del territorio, certo, che in Trentino Alto Adige magari sono diversi da quelle della Puglia. Certo, ha ragione, questa ha ragione. Mi sembra un'ottima cosa, il fatto che la scelta dei territori sia sganciata dal dibattito nazionale a me sembra una cosa positiva. Legherei invece le questioni del segretario regionale e del segretario nazionale, perché lì siamo in un'ottica strettamente politica ed è bene che un segretario nazionale abbia la maggioranza anche dei segretari regionali, ecco, per essere veramente forte. Gozzi, allora abbiamo archiviato la prima parte, quindi condivisibile, almeno se questa è stata la vostra tradizione, estendere non soltanto ai militanti e ai delegati ma anche a una base più larga. Un'altra questione però che ha toccato Epifani, la netta separazione delle carriere, se mi permette il volo pindarico, cioè chi fa il segretario, le dico perché rido. E dopo mi dice perché. Allora, un conto è fare il segretario e fai il segretario, un conto è fare il candidato premier. Anche su questo non mi sembra che siate felicissimi, perché? Perché dobbiamo fare come abbiamo fatto sinora, dobbiamo dire che il segretario del Partito Democratico è anche il candidato premier, e poi quello che succederà dopo lo deciderà la politica e i tempi della politica. Mi spiego in maniera chiara: se il congresso eleggerà un segretario, se andiamo a votare ad esempio nel 2015, faccio un esempio, mi sembra scontato che quel segretario appena eletto sia il nostro candidato premier. Se dovesse questo governo durare un'intera legislatura, e i tempi della politica diranno che per forza quel segretario che avevamo eletto con la possibilità anche di essere candidato premier sarà lui stesso a dover chiedere le primarie con più candidati del PD oltre che di coalizione. Perché? Perché passati 4 anni è chiaro che c'è un'altra dimensione politica, un altro tempo della politica, ed è bene rifare le primarie. Questo è quello che è successo del resto con Bersani, e credo che debba essere quello che succederà. Cioè, manteniamo il più possibile queste regole che abbiamo applicato con, secondo me, buon senso, nel senso che quando fu eletto Bersani eravamo ancora all'epoca addirittura del governo Berlusconi, Bossi, Tremonti, poi si è aggiunto Scilipoti, poi c'è stato il governo Monti, sembra parlare di 2 ere geologiche fa, era normale nel 2012 rifare le primarie e chiedere le primarie anche all'interno del PD. E dobbiamo proseguire in questa maniera pragmatica, ma volere invece, direi in maniera proprio di impostazione filosofica, ancor prima che pratica, distinguere nettamente il ruolo del segretario, il ruolo del premier, è sbagliato, perché noi dobbiamo continuare a lavorare per un sistema in cui ci sia un grande partito democratico che abbia l'aspirazione a rappresentare tutto il centro-sinistra. Ma insomma, dalle sue parole Epifani, da quello che dice lei, Epifani non ha capito niente allora. No, ha capito 2 cose importanti Epifani. La prima, che il congresso va fissato entro la fine di novembre. La seconda, che bisogna partire dai territori e dalle federazioni. Vabbè, 2 cose le ha prese, ok. Poi, secondo me, dobbiamo continuare a lavorare su quella visione del partito della politica che è quella del 2007. Ecco, però, quindi questo vuol dire anche avere una legge elettorale maggioritaria, introduco quest'altro tema, la legge elettorale maggioritaria, pensare invece a di avere un segretario, poi voglio dire, cosa vuol dire un segretario che si occupa solo del partito? Cioè il partito è staccato dalla società?
No, 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 infatti d'accordo. Allora, fra l'altro allora, non le saranno sfuggiti anche i pungoli che sono arrivati da Repubblica, da Eugenio Scalfari, dal direttore Mauro, che vi dice cambiate il Porcellum ora o mai più. Di fatto vi stanno pungolando voi come Partito Democratico. Lei sa che io sono stato con Roberto Zacchetti e altri parlamentari di qualsiasi area, corrente, sottocorrente, promotore di quell'iniziativa per tornare subito alla legge Mattarella come clausola di sicurezza. Stiamo reinsistendo e richiediamo adesso di mettere come priorità nei lavori parlamentari la legge elettorale e di mettere in sicurezza il sistema ad ogni buon fine tornando alla legge Mattarella, e credo che questa sia, questo converrebbe del resto, a parte il fatto che ridarebbe un po' di animo alle truppe parlamentari, che tra l'altro adesso sono un po' stanche perché hanno fatto due nottate, tanto per dire che parlamentari certo. del PD quando sono parlamentari di grande generosità e quando c'è da lavorare lavorano giorno e notte, parentesi chiusa, ma la legge elettorale darebbe animo al partito, converrebbe anche al governo, secondo me, se il governo vuole avere un rapporto solido e diciamo di fiducia e di non diffidenza con la propria maggioranza, lo suo governo converrebbe invertire quel calendario che c'era dato e fare discutere il Parlamento in maniera autonoma di legge elettorale, quindi dobbiamo andare avanti su quella direzione. Godi, quello che voglio dire è che tornare invece pensare di correggere il Porcellum per fare una legge più proporzionale è assolutamente sbagliato, e le posso assicurare che non solo il sottoscritto, ma saranno tanti parlamentari del Partito Democratico che si opporranno. In due secondi, però, non mi ha detto perché rideva sulla separazione delle carriere, o me l'ha detto in qualche modo? No, perché io ho una posizione eterodossa, io separerei le carriere dei magistrati, ma non quelle del segretario del PD che ha dato premio. Chiarissimo. Godi, buon lavoro, buona presentazione del libro allora. Grazie, ciao, alla prossima. Allora, messaggi con il nostro Alessio, vai Ale. Allora Marco, voglio partire da questo messaggio perché Laura D'Ancona sembra analizzare con intelligenza la situazione nel PD e dice: carissimi di punto e a capo, dalle mie parti si usa dire che quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno. Ma andiamo avanti con gli altri sms dei telespettatori. Ciao Marco, a fare la riforma delle pensioni in 15 giorni l'han fatta, quando vengono anche solo sfiorati chi legifera li trovano su tutte le scuse per rimandare o comunque per non far nulla. Non ne posso più e sono nauseato dai buffoni che abbiamo al governo. Vergogna, vergogna. Ciao da Paolo. Ciao Marco, la magistratura la deve smettere di giudicare una legge durante la discussione della stessa in Parlamento. Devono soltanto applicarla quando è promulgata dal Parlamento. Basta con questa supervisione preventiva. Nicola, andiamo avanti. Continuo a chiedermi, Marco, ma fino a quando continueremo a subire questi politici dalle larghe truffe? Purtroppo sempre senza risposta. Ma che popolo siamo noi cosiddetti italiani? Grazie, Angelica. E un ultimo messaggio. Visto come siamo messi, voglio pene più severe per la politica dei disonesti e superficiali. Damiari da Crema. E voglio chiudere questo blocco, Marco, parlando del DDL Omnibus, ovvero il disegno di legge a tema salute che è stato portato avanti dal ministro Lorenzin. Perché in questo disegno di legge si trovano disposizioni per la sperimentazione clinica dei medicinali, il riordino delle professioni sanitarie, sicurezza alimentare, benessere animale e corretti stili di vita. Ma proprio corretti stili di vita. Parliamo di fumo, sottolineiamo. Ecco, esatto, perché si è andato a parlare del problema del fumo attivo e passivo, perché questa norma prevede che innanzitutto non si possano vendere a minorenni sigarette elettroniche, ma inoltre andava a toccare un contesto particolare, ovvero quello del fumare in presenza di minori o di donne incinta a bordo di una vettura, ma anche nei plessi scolastici. Diciamo che una parte di questo disegno di legge è stato rimandato alla discussione in aula, ovvero quella parte che parla del fumo in presenza di bambini e donne incinte, mentre per quanto riguarda il divieto categorico per tutti nei plessi scolastici di fumare, ovvero studenti e docenti, quella è rimasta garantita, diciamo, come norma ferma del DDL, quindi un DDL che va a toccare anche gli stili di vita. Grazie mille Alessio. Allora intanto ci scrive su Twitter Tommaso Lascaro, che tu ben conosci. Esatto. Ciao Tommaso. Ciao Marco, il paese è diverso da come lo raccontano i politici. Veramente poche battute scritte da Tommaso, ma secondo me raccoglie il pensiero di moltissimi italiani. Allora, tra poco, nel prossimo blocco, e sarà l'ultimo blocco di questa stagione, ma vi ricordo che Punto e a Capo
che torna punto e capo in modo straordinario martedì prossimo, quando arriverà la sentenza della Cassazione su Berlusconi. Facile che ci sia un ulteriore rinvio, ma noi vogliamo esserci perché è una delle giornate più importanti dell'anno, sicuramente per le conseguenze che potrebbero esserci nel caso della decisione da una parte o dall'altra. Quindi puntata speciale di punto e capo, ma comunque siamo in vacanza da oggi, in ferie da oggi. Cosa volevo ricordarvi? Non mi ricordo. Chi è la persona al telefono? Scusami, Leana. Giovanna da Napoli. Buonasera, Giovanna. Buonasera. Dica. Senta, io le volevo dire, per cortesia, una parola sull'IMU. Sì. Fa da pagare sul reddito. Perché se uno non c'ha la residenza nella propria casa, diciamo, che ce l'ha una sola di proprietà, perché deve pagare come seconda casa se poi sta in affitto? E come reddito non percepisco più di 10.000 euro all'anno e devo pagare un IMU non indifferente. Solo perché è stata la campagna elettorale di Berlusconi, l'IVA, l'IMU via tutti, anche chi ha la casa da 1 milione di euro, questa è un'ingiustizia. Sì, ma sul reddito si deve fare queste cose, perché c'è gente che non ce la fa, pensionati che magari abitano vicini i figli e la casetta loro la tengono fittata per necessità, per pagare la loro, a loro volta dove sono in affitto, e devono pagare l'IMU come seconda casa. Signore, fate qualcosa. Quindi lei, signora Giovanna, mi sta dicendo che lei ha una casa ma non vive in quella casa, vive non in affitto. Non c'ho la residenza. No, sì, vive in un'altra casa perché affitta la sua prima casa per pagarsi l'affitto? Sì, sì. Ho capito. Lei ha ragione, solo che sono talmente tanti anche i casi, evidentemente, che si verificano nel nostro paese, la legge purtroppo non riesce, io non sto giustificando questa norma, però non può probabilmente intervenire a differenziare in tutti i singoli casi. Giovanna, però noi ci facciamo portatori anche di questo. Bravo, grazie. Noi cerchiamo di dare voce a voi che siete a casa. Allora, noi siamo proprio arrabbiati. Lo so, Giovanna, fa bene. Allora, andiamo subito a collegarci in diretta dal Brasile con Giacomo Galeazzi. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera. Ma in questo momento, se non sbaglio, è in corso la Via Crucis, dico bene, Giacomo? Sì, si stanno preparando, il Papa è arrivato e significativamente ha scelto questa giornata, che è la giornata che nel mondo festeggia i nonni, per lanciare un patto tra giovani e anziani per una società più equa. Il Papa ha di fatto consacrato la GMG a questa alleanza tra generazioni, dicendo che i nonni sono importanti per comunicare umanità e fede, quindi questa testimonianza di saggezza deve essere accolta dai giovani per portare avanti la storia. Quindi non è un caso che nella giornata dedicata alla confessione dei giovani, dedicata alla sua attività di parroco del mondo, ha incontrato per esempio giovani detenuti, lui abbia proprio preso l'occasione della festa dei nonni per dare questo segnale di necessaria collaborazione, dialogo tra le generazioni. Lui ha detto non dobbiamo credere che la storia finisca con noi, perché non è iniziata con noi, quindi serve l'umiltà per credersi anello della catena della vita. Devo dire che avendo assistito negli anni a tutti i viaggi del precedente pontefice e dell'attuale, c'è una linea di continuità molto forte sui temi bioetici, ma c'è una differenza, una particolarità di Bergoglio, che questo mette le continuità al centro della sua predicazione e l'accoglienza che c'è stata ieri sera, ad esempio, più di 1 milione di giovani a Copacabana per la festa dell'accoglienza, dimostrano che viene capita e viene colta dai ragazzi questa sua attenzione alla dimensione sociale, all'equità sociale, quindi non solo bioetica, ma anche appunto impegno nella società per cambiare, per cercare appunto attraverso la collaborazione tra giovani e anziani di costruire un mondo più giusto, più equo. Devo dire che l'effetto, soprattutto visto da un paese che da settimane, da mesi è scosso da violenti cortei di protesta contro il governo, l'effetto è sì di pacificazione, ma anche è uno straordinario riflettore che si è acceso su questo paese dalle fortissime contraddizioni, dalle fortissime diseguaglianze sociali.
sociali e che ha trasformato Bergoglio in un portavoce credibile dei poveri dell'intero continente sudamericano. Prima parla sudamericano della storia, la sua prima viaggio internazionale è il Brasile e proprio qui lui ha lanciato, diciamo, questa sua ricetta, che è stata innanzitutto di uscita dalla marginalità. Lui la chiama la cultura dello scarto, diciamo, superare questa cultura dell'esclusione sociale, che è la principale causa di una crisi economica che è prima di tutto crisi morale. Assolutamente sì, infatti anche ricordo in quel periodo si faceva anche il nome, come poteva essere, diciamo, indicato come futuro Papa, proprio un cardinale proveniente dal Brasile, anche perché è una delle zone a maggior presenza di cattolici nel mondo. Sì, sì, lui ha fatto una battuta proprio su questo, sull'aereo, mentre ci ha salutati uno per uno, i vaticanisti che seguono il suo viaggio sull'aereo, e a un giornalista brasiliano ha detto, perché l'espressione tipica qui è Dio brasiliano, no? Perché il Brasile è il paese con più cattolici al mondo, no? E lui ha scherzato dicendo, ecco, già Dio è brasiliano, non potevate avere anche il Papa brasiliano. Quindi la consapevolezza di una linea di continuità, no, nel Sud America. Lui ha detto, appena eletto, sono stato scelto dai signori cardinali che sono andati a scegliere Papa dalla fine del mondo, no? Ecco, per lui queste periferie geografiche ed esistenziali sono il centro della predicazione, l'opzione preferenziale per i poveri. Lui ha trascorso la vita di prete e di vescovo nelle Villas Miserias di Buenos Aires, che sono identiche a quelle favelas che lui ieri ha visitato, e scherzando ha detto, io sono entrato per prendere un caffè, non per prendere la grappa tipica del Brasile, ma proprio per entrare in sintonia, cioè per parlare. E non è un caso che anche persino nel corteo papale c'è stato un momento di smarrimento nella sicurezza ieri, perché il Papa ha fatto fermare la macchina per bere un mate che gli veniva offerto dalla folla, cioè quindi si è messo a bere questo tè tipico argentino che gli veniva passato dalla folla durante il corteo, quindi al di fuori di ogni sicurezza, di ogni norma di minima. È ingestibile Bergoglio, è ingestibile. Assolutamente, impazzisco. Io questa mattina ho parlato con alcuni degli uomini della sicurezza vaticana che veramente erano elettrizzati dall'esperienza, ma anche terrorizzati dal Papa, appunto, che sale le scalette dell'aereo con la borsa in mano, che gira con un'utilitaria e non abbassa mai il finestrino, quindi la gente addirittura lancia bigliettini, cioè qualsiasi cosa all'interno della macchina. Quindi è totalmente ingestibile, ma è anche questa la sua forza, cioè il fatto di aver messo questa umanità. No? Lui ha detto, quando gli hanno detto, Santità, ma non può prendere da bere, no, direttamente da fuori, che ne sappiamo da dove viene questa. E lui ha risposto che in Sud America rifiutare, no, un qualcosa che ti viene offerto, no, è un segno di allontanamento, mentre lui ha dell'empatia. No? Quindi certo. È ingestibile dal punto di vista della sicurezza, ma è estremamente efficace, perché sta veramente conquistando il assolutamente mondo, sì, con la sua umanità. Giacomo, io ti ringrazio per averci dedicato un po' del tuo tempo, buon lavoro, e ti rileggiamo ovviamente sulla stampa domani. Ciao, buon lavoro. Grazie, buonasera. Ciao, allora ci dobbiamo fermare, caro Alessio, perché abbiamo sforato un'altra volta di 5 minuti, anzi quasi 7, benissimo. Piccola pausa e poi state con noi, perché arriviamo al saluto finale di Punto e a Capo. State con noi. Bentornati a Punto e a Capo, tra poco il nostro saluto a tutti i telespettatori, intanto anche Fazioso, che è un nostro fedele amico, ci manda gli auguri di buone vacanze, lo facciamo anche a voi. Ale, vai ancora con i messaggi. Devo leggere qualche altro messaggio. PD nel caos, mai stati più ordinati di così, probabilmente. Sistema fiscale americano, tasse il 35% e chi evade finisce dentro. Spesa pubblica e tasse hanno ucciso l'Italia. Buona estate, Fabio da Ravenna. Marco, il lavoro che sta facendo Alessio non mi piace, lui filtra i messaggi, così si perde lo spirito di Punto e a Capo, i messaggi devono essere letti random. Sara da Trento, no, assicuro che sto proprio leggendo random. No, non c'è nessun filtro. Gozzi, ci mancava un altro politico scrittore, un libro in momenti di crisi fa, Bea, e andiamo a chiudere
Ciao Marco, ma la tua trasmissione di questa sera è una promozionale per Gozi? Come si fa per poter prendere a calci questi stacanovisti del bla bla? No, ciao Sergio. No, anche questo abbiamo fatto parlare per 6 minuti Malan, abbiamo fatto parlare per 5 minuti e qualcosa quasi 6 Gozi, abbiamo fatto parlare il costituzionalista del Partito Democratico. Se avete visto solo una parte della trasmissione me ne dolgo, ma non è uno spot assolutamente per nessuno, ci mancherebbe altro. In questo studio da qui a Roma sono passati oltre 600 ospiti, quindi abbiamo fatto semmai 600 spot. Allora, abbiamo una telefonata, però prima volevo farvi vedere dei cartelli che rappresentano, anche a chiudere questa stagione di Punto e a Capo, che ha visto anche un emergere sempre forte anche da parte dei messaggi del contrasto tra gli italiani da una parte e gli extracomunitari dall'altra, considerati da molti italiani come coloro che vengono nel nostro paese a portare via il lavoro e soprattutto a portare via anche fette di stato sociale in buona sostanza. Che cosa sta succedendo? Guardate un po', con questi cartelli noi vogliamo riassumere chi ha fatto la nostra Diana Maltagliati. Mamma mia, dammi 100 lire, ve la ricordate? No, mamma mia, dammi 100 lire. Allora, più 17,9% gli immigrati in fuga dall'Italia, vuol dire che mancando il lavoro questi prendono giustamente e se ne vanno. Rimpatrio o trasferimento in altri stati, questi sono fonte Istat, sono quasi 40.000, non contando gli immigrati non registrati, perché il primo dato si riferisce soltanto a quelli cosiddetti regolari e registrati. Ultimo cartello, 65.383 sono gli stranieri che hanno acquisito cittadinanza italiana nel 2012, con un più 16,4% rispetto al 2011. Quindi, nonostante questa fuga dall'Italia, aumenta per il momento il numero degli immigrati nel nostro paese. Abbiamo in linea Antonella da Bologna. Buonasera Antonella. Buonasera. Dica. Buonasera. Dica Antonella. Allora, io chiamo da Bologna, però sono di Foggia. Bene, bene, bene. Dica. Allora, io volevo dirvi, per quanto riguarda tutto quello che ho ascoltato stasera. Signora Antonella, mi deve sentire dal telefono e abbassare la televisione, se no non ce la facciamo. Mi scusi. Ma no, non si deve scusare, allora, è una questione allora, tecnica. Per quanto riguarda tutti i soggetti che ci sono al governo, io sono presidente del Comitato dei Diritti Civili degli Imprenditori, sia in Emilia Romagna che in Puglia. Wow. Vi voglio dire che dibattitano sempre nei comuni solo per i propri scopi di prendersi la sedia più grande che c'è a comune, e così alle regioni. In questo governo stanno dibattendo chi si deve prendere la sedia più grande e non pensano alla povera gente, ai poveri imprenditori che stanno chiudendo le fabbriche. Devono pensare non a fare i comizi, i congressi, devono pensare a dare i soldi alle imprese. E poi per quanto riguarda i soldi che sono stati lasciati nel Mezzogiorno, sono stati lasciati da governatore Raffaele Fitto nel 2010, dove abbiamo fatto strutture, ospedali, scuole, la 167, abbiamo fatto case popolari. Di questo se ne è dimenticato il governo, che noi rappresentiamo pure prima di tutto e Forza Italia, e ha lottato finora, ancora stiamo lottando per poter portare una dignità alla nostra Italia, che la stiamo vendendo a cinesi, a russi, a tedeschi. Dimentichiamoci, e non dimentichiamoci che questa politica, i cosiddetti che si stanno lamentando, questi signori, sono stati spazzati via 12 anni fa perché erano tutti corrotti. Vogliamo dimenticare Andreotti, che fu indagato per quanto riguarda l'uccisione di Borsellino e Marconi, che non fu condannato nemmeno un giorno di carcere, ma fecero scadere i termini, cari giudici, fecero scadere i termini, non ha fatto un giorno di carcere, e fino ad oggi ha preso una pensione di 17.000 euro con i signora, soldi dei contribuenti. Chiaro, chiaro. È questo che bisogna dire. Allora io voglio che la smettino di preparare congressi la sinistra e i grillini, che poi diciamo cosa sono i grillini veramente, tutti questi mignotti, dove li hanno presi questi grillini? Antonella, per fare i comici? Antonella, ferma. Allora, Antonella, è tutto chiaro, io l'ho fatta sfogare perché è anche uno sfogo molto preparato, molto consapevole.
le imprese stanno chiudendo. Lo so. Le mie imprese stanno chiudendo, gli operai stanno piangendo, stanno perdendo le case. Io ho visto famiglie intere a mangiare alle mense della Caritas. Io quello che ho vissuto, io ho visto italiani, famiglie italiane andare alla Caritas, mangiare. Antonella, è chiaro, Antonella, la interrompo. No, non è chiaro. No, è chiaro, mi creda. Se le dico, signora Antonella, stranieri hanno le case popolari. Signora, dai. Se mi crede che è chiaro, io le dico che è chiaro perché è un anno e rotti quest'anno, ma gli anni passati che ne parliamo. Io la ringrazio per essere stata appunto a capo, perché l'accuratezza con la quale lei ha detto queste cose colpisce i cuori delle persone. Sicuramente lei continui nel suo impegno e noi continueremo con il nostro impegno quotidiano a dare a voi la voce. Allora, Alessio, se hai qualche altro messaggio. Un aggiornamento, Marco, per quanto riguarda il treno deragliato in Spagna, perché il macchinista interrogato, José Garzón Amo, si rifiuta di rispondere alle domande dei magistrati su quanto avvenuto in cabina poco prima del deragliamento del treno. Ricordiamo che questo macchinista era stato sentito appunto mentre era bloccato tra le lamiere parlare di una velocità raggiunta dal treno di 190 km orari, ma adesso sembra proprio essere reticente a rispondere alle domande dei magistrati. Che non risponda, però intanto c'è il video che dimostra che stava andando a fuoco, come si dice. Allora, state con noi perché tra poco vi diamo il nostro saluto per le vacanze, quindi davvero non andate via. Mi date intanto per favore il parziale, anche se ormai ci siamo quasi, sul voto che vi abbiamo chiesto questa sera, se siete favorevoli o contrari alla depenalizzazione. È interessante il voto di questa sera, anche unito al... contrario. Ok, 0734-277-532 sta vincendo e forse di fatto ha vinto la serata con un 71%. Abbiamo un'altra telefonata, Maria da Cagliari. Buonasera Maria. Buonasera Marco. Buonasera, dica. Allora, guarda, io... Si parla di miliardi, 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 come se si parlasse di noccioline. Io vorrei dire la mia sul finanziamento pubblico. Oh, lo dica, Maria. Allora, io sono per il parere che i signori politici si devono mettere la mano nel portafoglio. Oh, quanti sono di ogni partito? Ogni membro del partito devono mettersi in mano al portafoglio, tirare fuori 100 euro al mese... versarli in un conto comune e non essere difeso al pubblico. Allora, per quanto riguarda il signor Renzi, io mi sono fatto un pochettino così, sta facendo un pochettino politica, diciamo, sporca, un po' di politica sporca. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, qui si sta prendendo più agli assassini che ammazzano una persona. Una persona, una vita umana vale meno di qualsiasi altro reato. Marco, io ti seguo sempre e meno male che hai messo il numero di telefono, perché volevo dire da sempre la mia, perché io sul computer non ci so andare. Ok. Perciò adesso con la telefonata mi sono sfogata un pochino. Ha fatto bene Maria a sfogarsi, siamo qui anche per questo, perché evidentemente c'è... L'abbiamo detto anche con un sondaggio l'altra sera, il 70% dei nostri telespettatori sente, caro Alessio, che ci sarà un autunno caldo. Fintanto che ci si sfoga, che si alza la voce, va tutto bene. L'importante è sfogarlo in questo modo. Maria, grazie mille per essere stata con noi. È l'ultima telefonata della stagione di Punto a Capo. Perché? Tra poco faremo ovviamente i saluti finali con tutti i nomi necessari in questo caso, perché è stato un grande anno di lavoro. Se pensiamo soltanto, Alessio, a cosa abbiamo passato, ci sono state il periodo preelettorale, poi le elezioni, il governo Monti, poi la nomina del nuovo governo, poi c'è stata l'elezione del Papa e poi tutto quello che abbiamo visto, il decreto del fare, mica del fare, insomma un anno veramente intenso. Il nostro modo per salutarvi questa... E fermati Marco, perché spesso tu ringrazi la nostra redazione per il lavoro svolto, ringrazi me, ringrazi Alessandro Chiatto, Diana Maltagliati, Sara Giudice, ma siamo noi che dobbiamo anche ringraziare te, perché tu per noi sei un maestro, sei il faro dell'informazione di Class TV e sei la musa del giornalismo per noi in questo momento. E quindi quale migliore esempio per dimostrare tutto ciò se non una summa di tutte le migliori perle giornalistiche raccolte durante quest'anno. Quindi prego la regia di lanciare questo contributo e un grazie a Luigi Di Felice.
politici, opinionisti, giornalisti. Va bene, vado? No, rifacciamola. Mi incasino. Dai che sono carico. E la famiglia Bossi ormai fa tutt'altro, zappa. Abbiamo toccato il fondo, che sembra quasi presagire quello che è successo oggi. Sono le parole del presidente di Confindustria Squinzi. Cattaneo, faccia il bravo, ha detto la comunicazione che fa acqua. Fa schifo. Four more years, 4 anni ancora. Questo abbraccio poi seguito dalla dichiarazione d'amore di Obama nei confronti della moglie Michelle. No. Come dare un cioccolato e non cavallo. Cinturato Pirelli, presidente, faccia il bravo. Che cosa è successo oggi però su Milano e soprattutto sul nord Italia? Sono i primi temporali di stagione, vieni, la nostra Serena Giacomin. Eccoci qua. Buonasera Marco, buonasera ai telespettatori, stavo calcolando i millimetri di pioggia. Incriminare uno perché scopa vuol dire che lui stia attento a quello che fa, oppure forse preferisce prendere una notizia. Olè, indecoroso. Secondo lei ci mettiamo ad allagare lo studio per finta? Parto proprio da dai Raudo. Mi metto in ginocchio. No, ho sbagliato. Grazie per essere stato con noi. Allora, ciao grandissimo. Siete riusciti a farmi commuovere, bastardi. Va bene. Invece questo è un altro saluto. Io vi voglio bene, ragazzi. Non me l'aspettavo proprio. Il nostro saluto per gli amici di Punto a Capo, per farvi gli auguri di buone vacanze. Tanto vieni qua. Aspetta, prima di mandare. Vieni Diana. Così almeno la vedete in tutta la sua bellezza. Vai con il servizio. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be served. California, you'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside USA. Ventura County line. Tutti quelli che lavorano a Punto e a Capo, ma mancavano in queste fotografie altre due persone. Erion, inquadriamo il nostro Luca Pasciullo, eccolo qua, alla Steadicam insieme agli altri ragazzi, e tu a tua volta inquadri Erion Dautai alla camera numero 1, eccolo qua, grazie Erion, anche a te. Allora, lasciamo in mezzo la nostra Diana Maltagliati, grazie Diana, perché i ringraziamenti non sono finiti, cari ragazzi, perché non sembra, siamo di fatto noi tre più Sara Giudice, che in questo momento è negli Stati Uniti, ma sono tante le persone che lavorano a Punto e a Capo, dalla redazione di Roma, che fa un lavoro importantissimo perché il grosso del nostro sforzo è proprio sullo studio di Roma, Janina Landau, grazie Iani, Valeria Francardi, Stefania Doppido e Alessandro Pasquini. E poi ringrazio tutti i nostri registi, Ileana Colzani, ciao Illy, che in questo momento è in regia, Gabriele Celentano, Roberto Giovannone, Claudio Tormen, un grande abbraccio a Carlo Vitali, ciao Carlo. E poi tutta la parte grafica, Federico Lupica, Davide Di Cugno, Massimo Pastore, Simona Fierro, tutti i cameraman che tutte le sere sono con noi, Alessandro Moretto, Luca Pasciullo, Davide Caruso, Claudio Mandic, e poi l'audio, Daniele Tobia, grande Tobi, Mauro Marongi, e ancora abbiamo ricordato Erion poco fa insieme al nostro Luca Pasciullo. Saluto tutta l'emissione, saluto tutta la regia che in questo momento è dall'altra parte del vetro, si dice in questi casi, saluto Luca e Gabriele per quanto riguarda le remotate, Nicola e Davide al mixer video, Andrea e Cindy all'RVM, Beppe, Vincenzo e Federico all'audio. Voglio salutare poi la produzione
produzione, Laura Baggini, Francesca Brambilla, Emma Seghi, Anna Moreschi, il montaggio del servizio che avete appena visto, Endrit Muametai, grazie Endrit, è stato un grandissimo, e poi la nostra redazione, beh, l'avete visto, non lavora più con noi, ciao Alessandro Chiatto, che ha lavorato benissimo per Punto e a Capo, Alessio Fiorito, che già conoscete, la nostra piacere. Diana Maltagliati, che ha fatto quel bellissimo servizio che ha raccontato le difficoltà di molti italiani, le mense, la Caritas, sarà ancora con noi per la prossima stagione, Sara Giudice, che non ci sta vedendo ma ci vedrà poi in replica, e poi l'info è... Marco Maridati, Davide Fantini e Giuseppe Francaviglia all'infografica. Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso, ma ovviamente un abbraccio a tutti voi, buone vacanze e ci vediamo il... 6. Ma come 6? Il 9 di settembre. Noi ci vediamo martedì? Ah no, giusto, ci vediamo martedì. Ci vediamo martedì. Lei è quella razionale del gruppo che ci riporta sempre con i piedi per terra. Ci vediamo martedì, ma comunque buone vacanze. Ciao. Ciao.